predatore sei, sei vigile o distratto, attento tutto matto. Tu che passi con il rosso e non aspetti il verde, non sai le conseguenze. Tu conosci quei cartelli o forse sei tra quelli che sono distratti sempre. Non restartene a guardare, impara anche a guidare, così non ti fai male. Il matto, tu che sei col cellulare, non sai che puoi far male agli altri e pure a te. Non causare incidenti, puoi romperti anche i denti e la vita vola via. Non restartene a dormire, lo sai che puoi morire, riflettici un po' su. Abbiamo pensato di suggerirvi una progressione didattica, quindi di ridurre tutto l'esercizio in piccole andature in modo che sia più semplice insegnarlo. Ora partiamo dal ritornello, che è composto dai passi che vedrete. Pronte? E 1, 2, 3, batto, 1, 2, 3, batto, 1, 2, 3, batto, 1, 2, 3, avanti, 1, 2, 3, batto, dietro, 2, 3, avanti, 2, 3, batto, dietro, 2, 3, batto, destra, poi gira anche a sinistra, attraversa e resta in pista, puoi farcela anche tu, indicando, no, non farti male più, la regola che c'è, imparala con me. Questo può essere ripetuto più volte, in modo che i bambini intanto imparino questo primo pezzettino. Per quanto invece riguarda le strofe, sarebbe opportuno insegnare la canzone ai bambini in modo che possano seguire le parole. E la gestualità ricorda esattamente quello che le parole suggeriscono. Tuttavia va ricordato che c'è una struttura dal punto di vista didattico che va rispettata, cioè c'è un'alternanza di parti ferme e parti spostate spostamenti che è uguale per le due strofe. Allora, nello specifico, su tutta la musica che non è cantata abbiamo deciso di mantenere un passo sul posto, quindi tipo marcia, in modo che i bambini possano impararlo molto semplicemente. Dopodiché la gestualità, ripeto, ricorda le parole, quindi
quando si dice il tu si indica la persona, i bambini indicano appunto la persona. Quando si parla di pilota, guidatore, va fatto il movimento del muovere il volante. Quando si ricorda che la persona è distratta o tutta matta, la gestualità ricorda questo essere un po' distratti appunto o matti. Quando il testo suggerisce di guardare, si fa il segno del cannocchiale, del dormire si fa il segno appunto del dormire. Abbiamo individuato il morire e il farsi male, che sono due gestualità un po' poco piacevoli, con questo incrocio delle braccia sul corpo. E il contesto del scusate adesso, delle conseguenze, ecco, con un passo incrociato e un giro su se stessi, ecco, questo rappresenta le conseguenze. Il tutto viene fatto da fermi, eccetto, come avete visto nel video completo, eccetto la parte in cui si parla di attraversare con il rosso e aspettare il verde, che ha appunto, come nell'altro pezzo, 4 passi avanti e 4 passi indietro con la battuta. Ecco, la stessa gestualità e la stessa andatura viene proposta quando lo spostamento prevede l'uso del cellulare, 4 passi avanti e 4 passi indietro, con le dita che simulano il cellulare. Ecco, per il resto direi che il video completo vi dà la successione che non stiamo a riprendere perché non è abbastanza semplice.